Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo una magia con il cubo di Rubik dove, shakerandolo, si risolverà. Ebbene, oggi tocca al cubo di Rubik. Questo video farà parte della playlist magie visuali, veloci ed impatto. Il tutorial di questa magia l'ho già fatto sul mio canale, però vedremo come farla in maniera davvero molto smart, magari evitando gli algoritmi, ma vi spiegherò direttamente le mosse e poi magari per chi è esperto di algoritmi ve lo lascerò sopra in impressione. E già con la parola algoritmi vi ho spiegato praticamente mezzo tutorial. Allora, come dicevo, questa playlist nasce un po' per adattarci in questa nuova dimensione, direi 3.0 della magia, dove già YouTube di per sé non era il luogo adatto per far magia, quindi figurati in uno short di soli 60 secondi, però ho voluto un po' sperimentare anche queste nuove piattaforme. E i risultati dei vecchi video, che vi consiglio di guardare, vi lascerò qui sopra le playlist, sono stati davvero molto interessanti. Vi ricordo che se non avete il cubo di Rubik o varie attrezzature magiche come mazzi di carte, libri, DVD, tappetini, di tutto e di più, potete farlo sullo store mymagic.it, dove con il codice sconto alle Magics avrete diritto a uno sconto immediato del 10%. Vi ricordo di approfittarne perché in questi giorni ci sono davvero tantissimi sconti e in più, come avete visto nel video precedente, Laura Chips vi regalerà per ogni acquisto fino a dicembre, quindi se siete lì per farlo, mi raccomando fatelo, di una magia davvero molto potente, visuale, anche questa di impatto. Intendiamoci, non proprio visuali flash come questi video, però con il discorso della bacchetta magica davvero si crea una magia davvero incredibile. Se non sapete di che cosa io stia parlando, vi lascio le performance dei video qui sopra. Ma detto questo, vediamo un po' come realizzare questa magia. Allora, come avete visto sicuramente in un mio vecchio video, l'algoritmo è davvero molto semplice. Come ben saprete, ci sono tantissime magie con il cubo di Rubik. Vi ricordo tra l'altro QFix by Alemagics, ovvero del sottoscritto, che potete acquistare sullo store mymagic.it in versione digitale oppure in versione fisica. In questo caso, per risolvere e scombinare il cubo, utilizzerò un algoritmo che abbiamo già visto sul mio canale e vi ripropongo in questo video perché secondo me come magia visuale è davvero interessante portarla soprattutto per TikTok, che molto rapido, veloce e d'impatto, soprattutto per esempio per i short dove dobbiamo fare una magia in 60 secondi. Allora, questa magia è adatta a tutti, anche a chi non sa risolvere il cubo di Rubik, però io vi consiglio di farlo, anzi vi lascio sopra una guida per imparare il cubo di Rubik sia nella versione, diciamo, semplificata che con il metodo più veloce, Friedrich. Comunque, per gli esperti lascerò su scritto l'algoritmo, perché invece non conosce il linguaggio del cubo, basterà che seguiate le mie mosse. Allora, posizioniamoci tutti con il cubo come lo state vedendo adesso, quindi bianco davanti, blu in cima, arancione a sinistra, rosso a destra. Se avete dei cubi farlocchio con colori particolari, utilizzateli, però ricordatevi appunto le mosse che state facendo. Le mosse sono queste: 1, 2, 3, giriamo 4, tutta la parte superiore, e 5. Questo è ciò che dovreste avere, ovvero sembrerà a tutti gli effetti un cubo di Rubik mescolato. Queste 6 caselle dobbiamo posizionarle un po' come se fossero la presa della nostra mano. Quindi da questa posizione andiamo a rifare esattamente le stesse mosse ma al contrario, ovvero indice, anulare doppio, quindi due strati contemporaneamente, indice, anulare singolo e nuovamente indice. Tutto questo con la scusa di mescolare il cubo, per esempio in questo modo, che vado a scombinare il cubo e poi magari vado a fare dei falsi miscugli, ovvero fare dei movimenti ripetitivi, per esempio salgo, mi muovo a destra, scendo, salgo, mi muovo a destra, scendo, eccetera eccetera, o sinistra se volete, fatto ciclicamente, questo farà sì che sembrerà che noi stessimo per mescolare il cubo. Stessa cosa per risolverlo, ovviamente non lo fate in maniera meccanica, ma o shakerate il polso oppure fate finta di metterlo in un sacchetto e poi eseguite le mosse. Faccio vedere il risultato facendo finta di shakerare il polso, quindi 1, 2, 3, 4, 5, il cubo di Rubik sarà risolto. Faccio rivedere, 1, 2, 3, 4, 5, e per risolverlo 1, 2, 3, 4,
5. Come avete visto, una magia davvero molto semplice ma efficace, sicuramente per i social. Sono curioso anch'io di vedere il risultato di questa magia. Ok ragazzi, come avete visto è una magia davvero molto visuale, veloce d'impatto. Vi ricordo di iscrivermi e lasciarmi un bel like per avere un prossimo video. Detto questo, io vi ringrazio e alla prossima.